Devo dire, questo l'ha sempre fatto, questa cooperazione c'è sempre fatta. Diciamo che con le missioni nazionali, internazionali da una parte, e con l'attività di ristrutturazione e razionalizzazione si cerca di ottenere davvero il massimo con i fondi a disposizione. Quindi i sistemi di comando e controllo che abbiamo realizzato in ambito internazionale, che sono la forza NEC, la digitalizzazione, che permettono ai comandanti, ai posti comandi protetti anche dalle minacce chimiche, di vedere, di seguire le unità sul posto, sono evidentemente estendibili attualmente in funzione dual use al sistema della protezione civile. Così i reparti del Genio dislocati in tutte le regioni con i nuovi mezzi permettono questa automatica risposta, quindi globalmente rappresenta una risorsa per il Paese. È chiaro che, come diceva il prefetto Gabrielli, per essere pronti a intervenire bisogna addestrarsi, bisogna essere preparati, razionalizzando le strutture. Da quando questo comando è stato creato per razionalizzazione è già intervenuto 4 volte in modo significativo per emergenze reali, quindi stiamo lavorando su qualcosa di concreto, dobbiamo essere pronti ad andare nelle zone di crisi internazionali, ma ancora di più a cooperare come sistema Paese sul nostro territorio.